Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi finalmente voglio parlarvi dei due VOOPs del momento, ovvero il Trashcan ed il Mobula 7. Andrò ad analizzare punto per punto tutte le caratteristiche e tutti i componenti che li distinguono per aiutarvi a scegliere quale dei due può essere per voi il più adatto e la scelta migliore per i vostri acquisti. Andiamo subito col dire che al giorno d'oggi, nel momento in cui faccio il video, su Banggood hanno lo stesso prezzo e dallo stesso prezzo assolutamente vi conviene acquistare il Trashcan, se non fosse che non è disponibile e quindi andrete solo ad acquistare un modello che sì, sulla carta è migliore, ma non lo avrete in mano in tempi brevi. Quindi il mio consiglio personale è quello di seguire questo video, capire cosa vi serve ed acquistarvi pezzi per averlo prima possibile e comunque costruirvelo in tempi più abbreviati. Fate poi queste considerazioni, sceglierete in futuro quale acquistare dei due e a quale prezzo è meglio averlo. Partiamo subito con il considerare i vari componenti, quindi il frame dello Trashcan è il futuro Mobula versione V3. La prima versione del Mobula era questa, che si rompeva a guardarlo. La seconda è una via di mezzo, ovvero materiali similari a quelli del Beta 75X, quindi molto più morbido, con il form factor classico. L'ultima versione che hanno fatto è questa, la V3, completamente ridisegnata, di un materiale molto più rigido, ok? E che resiste veramente forte ai crash, quindi il frame è assolutamente migliore quello dello Trashcan. L'ho grattato su asfalto, su cemento, non si è rovinato e non si è rotto in nessun braccetto, a differenza magari di quello di questo qua, che è la versione del Mobula 75X, che si è rotta in più punti dopo versi crash piuttosto duri, ma migliore il frame dello Trashcan. I motori si differenziano per il numero di giri, KV, e la dimensione in altezza. Sono 0,8 entrambi, ma 0,2 in altezza per quelli del Mobula e 0,3 in altezza per quelli dello Trashcan. Questo ne conferisce alcune caratteristiche di volo, ovvero a velocità massima vince il Mobula 7, in accelerazione vince lo Trashcan, a consumi vince il Mobula 7, per un utilizzo race vince lo Trashcan, per un freestyle violento e aggressivo vince il Trashcan, mentre per tempi di volo, per imparare a volare, avere una gestione del modello più tranquilla, è preferibile dei motori tipo 0,8-0,2, che comunque cannibalizzano meno le batterie e vi permettono di godervi il modello per tempi più lunghi. Le eliche originali di tutti i modelli sono da scartare, vi faccio vedere. Bilancino. Elica originale del Trashcan Mobula. Elica King Kong. Pesa di meno e rende di più. Ok. Quindi eliche comunque sia le dovrete cambiare in tutti e due i modelli. Il LED c'è solo sul Trashcan, questo perché? Perché il Mobula 7 monta una F3 a differenza della F4 del Trashcan, che è la versione aggiornata. Dà solo vantaggi, se non sia per i costi, che attualmente sono identici, oppure che non è introvabile, quella del Trashcan ancora per poco, però insomma a livello di scelta non vedo motivo a parità di prezzo di scegliere la F3 piuttosto che la F4, perché la F4 offre più prestazioni, offre anche dei pinout aggiuntivi che possono servire per i LED o per quant'altro vogliamo aggiungerci, quindi abbiamo delle WART disponibili o abbiamo delle soft serial disponibili, abbiamo dei pin fisici in più che ci permettono di essere utilizzati, di effettuare determinate operazioni come può essere l'aggiunta di altri componenti. La flight control inoltre funziona discretamente bene, se non fosse sia parentesi a parte per la ricevente interna, che ha alcuni limiti, alcuni problemi di fail safe, vuoi per la distanza troppo elevata, vuoi per la distanza troppo ravvicinata. Io ho avuto alcuni problemi inoltre anche quando volavo con altri che usano sempre FR Sky, che quando accendevano il radiocomando andava in confusione, andava in sovraccarico la TX e andava proprio in freeze. Comunque sia, vince la F4 indiscutibilmente. E la canopy se non fosse per una questione estetica e di materiale vincerebbe quella del Mobula, ma la canopy dello Trashcan permette di montare
una cam migliore, che come può essere la Cadix EOS 2 montata di serie, che se andrete ad acquistare stand alone a parte potrete scegliere anche con 4 terzi o 16 noni di risoluzione e formato del sensore interno, perché quando viene fornito originale sul trashcan è con visuale 16 noni, al sensore nativo 16 noni, quindi se avete degli occhiali 4 terzi potrete avere uno stretch dell'immagine ridotto e di conseguenza le immagini strette e allungate. Già che il FOV è abbastanza basso, abbastanza stretto, vi consiglio di o comprare una lente o la cam proprio 4 terzi. Cam quindi, allora, migliore quella del trashcan, ma associata alla VTX una menzione di vantaggio al modulo, perché ha un segnale video meraviglioso in proporzione. Andremo poi a vedere anche questa cosa qua. Una volta modificata la lente, come ho fatto vedere nei precedenti video, con quella del Quilima SQ12, a visuale preferisco quella del Mobula come FOV e visuale, se non fosse per i colori, che insomma, o gestione dell'immagine dei colori, che non è il massimo proprio, perché è molto satura e lenta nell'aggiornarsi, e quindi insomma la Cadix è un altro livello, un'altra categoria. A immagine vince la Cadix. Come qualità video sono molto contento dell'IO del Mobula 7. La VTX del Trashcan, inizialmente l'ho guardata male, l'ho vista male, però negli ultimi giorni, avendo provato a modificare una EVRF degli ultimi modelli, ultimo tipo, la E7087U, che viene fornita in bundle con la cam Swift rimarchiata, ho notato che i componenti sono praticamente identici, solo con un form factor differente che permette appunto l'inserimento di gesti SH, aumentano la comodità per la gestione sul VUPS. Quindi anche se andremo a sostituire la VTX con un modello simile non avremo nessun vantaggio, e purtroppo non capisco il perché, forse l'antenna e basta, ma neanche, perché ho provato a modificare l'antenna e le prestazioni sono identiche. È proprio la VTX del Mobula che è molto molto performante. Un'altra scelta potrebbe essere quella di utilizzare una combo simile, che sicuramente potrebbe essere un surplus di potenza, ma abbiamo una differenza di peso notevole, 5,4 grammi contro un potenziale 2,8. Valutate un po' voi se ne vale la pena o meno. Non ci rimane che parlare delle batterie e dei componenti aggiuntivi del bundle che viene venduto assieme ai due VUPS. Allora, negli ultimi modelli probabilmente verranno forniti entrambi con delle batterie da 300 mAh. Nella scelta fra 250 e 300 ovviamente vince il Trashcan. Come connettori vengono forniti entrambi con i PH 2.0, credo che siamo arrivati al limite per questi connettori con il Trashcan, nel senso che se iniziamo a montare batterie da 400-500 mAh possiamo aver bisogno di un upgrade del connettore verso l'XT30, soprattutto se decidiamo di montare anche la cam in HD per testare alcuni esperimenti. Al contrario invece sul Mobula 7 vi consiglio di adattare l'adattatore alle vostre batterie. Infatti io ho acquistato un sacco di queste 260 mAh della Nanotech, che vanno benissimo sul Mobula 7, sono al limite sul Trashcan perché offrono tempi di volo abbastanza ridotti e l'erogazione dei motori è proprio al limite. Vi spiego meglio: se utilizziamo delle batterie uguali, magari da 350 mAh, sarebbero più indicate. Devo provare delle 400 mAh come queste, ma non sono convinto che saranno ottime, ma forse per il Trashcan sì, qua sopra no, è già troppo. Quindi connettore, io utilizzo questo, un PH 2.0 3 pin, bello comodo sia sul Mobula che sul Trashcan. Carica batterie, migliore quello del Mobula 7, abbiamo già visto. Il Trashcan viene fornito con la valigetta, che se avete già caricabatterie è meglio per trasportarli. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buoni voli. In descrizione al video troverete tutti i link dei vari componenti, ho creato una lista che vi faciliterà nella ricerca, ho anche aperto un nuovo canale Telegram dove potrete liberamente iscrivervi, fare le vostre domande e vi risponderò il più presto possibile, nel miglior modo possibile. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate like a questo video se vi è stato utile e vi è piaciuto. Grazie per l'attenzione e a presto!